Al Salone Internazionale del Libro di Torino c'è stato grande entusiasmo per uno speciale reading musicale con il lancio di un nuovo videoclip tra storie, suoni e profumi dell'Aspromonte. Paolo Sofia ha presentato nello stand istituzionale della Regione Calabria il video del brano L'Aspromonte, uscito ora su YouTube, tratto dal nuovo progetto musicale L'Albero di More, prodotto da Calabria Sona, che ha riscosso molto successo negli anni passati. Un lavoro che trae ispirazione da personaggi e da temi del romanzo di Gioacchino Criaco, La Maligre di Che, racconta di una Calabria, di un sud disperato, appassionato e combattivo, che emerge tra i versi delle canzoni intrecciate a suoni rianimati e armonici di musicalità etniche. Sofia, autore musicale e interprete della grande personalità che vanta esperienze artistiche internazionali di altissimo profilo e una cospicua produzione discografica, ha offerto la sua suggestiva rilettura della poetica dello scrittore calabrese all'appuntamento più importante della cultura italiana. Tra musica e letteratura è stato accompagnato a Torino da artisti di talento come Simone Chiricosta, chitarra semiacustica, e Domenico Stranieri, chitarra acustica, nell'ambito di un'iniziativa organizzata dall'Accademia dei Caccuriani della persona del presidente Adolfo Barone. Nella prestigiosa vetrina della Fiera del Libro è stato quindi presentato in anteprima il video diretto da Giuseppe Marasco con il montaggio di Massimo De Masi e interamente girato in Aspromonte, precisamente nel comune di Sant'Agata del Bianco. Alle riprese dell'Aspromonte ha partecipato inoltre l'associazione Gruppo Spontaneo Teatro di Bovalino, un luogo che apre gli occhi sul mondo, dove l'aria è profumata e leggera, dove negli anfratti si nascondono gli abitanti di un microcosmo fatato e universale. Toglie la vista al cuore.